Oggi gnocchi alla sorrentina, degli gnocchi ricchi, belli, salsosi, filanti, con una crosticina sopra che fa paura. Ve li insegno a fare veramente bene, con tutti i consigli. Veramente buoni. Faranno volare tutti quanti quando li mangerete, proprio vi sollevate dalla tavola da quanto sarete felici di mangiarveli. Vi spiegherò come ottenere un buonissimo sugo di pomodoro. Non basta, sappiatelo, prendere una buona passata oppure addirittura farvela voi in casa. È necessario seguire pochi passaggi, ma fondamentali per ottenere una salsa piena di gusto, ricca e davvero che ti fa, capito? Volare. Gnocchi di patate, belli soffici, ma che non si sfaldano in cottura. Abbiamo all'interno la mozzarella fior di latte e poi sopra un po' di parmigiano per ovviamente la crosticina pazzesca. Il basilico è un altro profumo che padroneggia questo piatto, quindi questo piatto sa proprio di estate, ma la cosa comodissima è che potete prepararvelo durante tutto il periodo dell'anno. L'impasto lo facciamo dopo, ora prepariamo subito la salsa, che così intanto lei cuoce pian pianino e può anche riposare, che non le fa male in realtà. Si parte da un soffritto proprio alla mediterranea, quindi eviterei la cipolla. Facciamo andare l'aglio nell'olio piano piano, veramente a fiamma bassa, in modo tale che quasi l'aglio faccia una sorta di infusione nell'olio e rilasci tutti i profumi buoni dell'aglio, non dei sentori amari che spesso vengono rilasciati quando l'olio raggiunge una temperatura troppo alta. Quando ancora l'aglio deve finire di rosolare, aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Fa sì che il gusto della salsa sia molto più rotondo, quindi io ve lo consiglio sempre, a prescindere se fate gli gnocchi alla sorrentina o anche un altro piatto. Cioè, potete farvi anche la pasta al sugo, ok? Se mettete quel goccio di concentrato di pomodoro, viene una roba ancora più level top. Facciamolo un pochino rosolare e poi aggiungiamo la passata. Potete usare una passata un pochino più vellutata o una passata più rustica, dipende insomma dai vostri gusti. Aggiungiamo il sale, il pepe e un tocco di zucchero, giusto per regalare al pomodoro un sentore un pochino più dolce. Mescoliamo un po' e poi lasciamo cuocere con il coperchio, però che in qualche modo sfiati, per circa una buona mezz'ora a fiamma media, ok? E mescolate un paio di volte. L'importante è che il sugo sia rappreso e soprattutto che tenda ad attaccarsi sul fondo della padella, perché in questo modo il pomodoro acquisisce quel tipico sentore di pomodoro arrosto. Voi immaginatevi un pomodoro che viene cotto nel forno, ok? Com'è il gusto? Bello pieno, dolce, saporito, profumatissimo. E noi vogliamo in qualche modo che la passata acquisisca gli stessi sentori. Una volta che gli gnocchi li spadelleremo, aggiungeremo dell'acqua di cottura per diluire nuovamente la salsa. Un minuto prima del termine della cottura aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata con le mani. Interrompo come sempre a metà video per chiedere se vi va di mettere un piccolo like di supporto, se vi sta piacendo il video, insomma una condivisione di supporto, tutto di supporto. Ecco, adesso facciamo gli gnocchi. Allora, le patate io le cuocio con estrema goduria, proprio perché vedendo che ci mettono poco a cuocere, proprio mi fa impazzire questa cosa, la adoro, nel microonde. Le taglio a pezzi e le metto in una ciotola. Ci verso un goccio di acqua che mi servirà per creare una sorta di camera di vapore senza che le patate si asciughino. Copro con un piatto di massima potenza per circa 12 minuti. Dobbiamo fare il test con la forchetta per vedere se sono cotte e poi le schiacciamo con lo schiacciapatate. Questa purea che è uscita dallo schiacciapatate la stendiamo bene in modo tale che si intiepidisca velocemente. Saliamo, pepiamo, aggiungiamo un po' di noce moscata se ci piace e poi l'uovo. Io lo so che questo è un elemento che può portare una discussione nei commenti. Io credo che non sei più bravo se fai gli gnocchi di patate con le uova piuttosto che senza uova. Io penso che ognuno vuole avere una buona consistenza, un bel risultato, vuole avere anche una certezza che gli gnocchi vengano bene e che non si sfaldino in cottura. Ecco, io vi consiglio di usare l'uovo e piuttosto metterci un pochino meno di farina. Fidatevi che la consistenza sarà morbidissima e i vostri gnocchi rimarranno belli integri in pentola, senza che anche solo spadellandoli ci sia il rischio che si sfaldino un pochino in padella. Non sarebbe proprio una cosa così gradita, no? Miscegliamo l'uovo senza farina, mi raccomando, la farina mettiamola dopo, perché così lavorandola meno l'impasto sarà più soffice. Questo è ancora un consiglio che mi diceva mia nonna. Poi appunto aggiungiamo la farina, finiamo di impastare e poi formate gli gnocchi con la solita tecnica. Se volete essere certi che gli gnocchi rimangano belli separati, al posto della farina usate la semola di grano duro. Li cuociamo in acqua bollente salata per circa 2 minuti, fino a quando risalgono a galla. Poi li
mettiamo in questa salsa. Aggiungiamo acqua di cottura, il composto, guardate la consistenza come deve essere. La salsa deve essere così, bella, bavosa e abbondante soprattutto, ragazzi, deve essere abbondante, l'ho detto anche su Instagram. Per avere degli gnocchi alla sorrentina pazzeschi, tanta salsa, perché così in cottura, quando li metterete nel forno, saranno scivolosi sotto e sopra belli gratinati, e se invece di salsa ne mettete poca, tendono un po' a compattarsi e non sono neanche, cioè non sono buoni come fatti così. Se volete ancora basilico, e ora siamo arrivati al momento pazzesco, che è quello dell'assemblaggio e ovviamente poi gratinatura. In una teglia, in una pirofila, in una cocotte, dove preferite, mettete un pochino di gnocchi sul fondo, aggiungete sopra il fior di latte o addirittura mozzarella di bufala, anche se la tradizione prevede la mozzarella vaccina al fior di latte, insomma. Aggiungete ancora degli gnocchi, fior di latte, magari del basilico, e poi il grana grattugiato. Forno a 190-200 gradi. Nella parte centrale li lasciate andare fino a quando in superficie si forma una crosticina, che non deve essere troppo eccessiva per non seccare poi gli gnocchi, però ovviamente la mozzarella si deve sciogliere, deve esserci una superficie dorata, si deve vedere insomma che il parmigiano ha iniziato a croccantare, si dice, no? Rimuovete la pirofila dal forno, ci mettete sopra del basilico e quando sono ancora belli caldi e fumanti li servite. Li adoro. Questa ricetta è stata fortemente richiesta da un bel po' di persone su Instagram, perché l'avevo fatta a Lussemburgo quando sono stato quest'estate in vacanza con degli amici, tutti impazziti perché veramente nella loro semplicità questi gnocchi ti conquistano solo con lo sguardo. Ovviamente poi potete immaginarvi quando ve li preparate quanto effettivamente vi conquistano. Quindi io spero che questa ricetta la facciate, e se ovviamente la fate, taggatemi su Instagram o su Facebook per farmi sapere se che li avete fatti. Su Instagram trovate anche altre idee, su Instagram e anche su TikTok in realtà trovate altre idee di ricette veloci, no? Che potete fare anche in poco tempo. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog, perché ricordatevi che la trovate la ricetta scritta con dosi, ingredienti e tutti i passaggi. Noi ci vediamo alla prossima, vi ringrazio, mi raccomando, buoni gnocchi alla sorrentina.